Bella ragazzi, io sono Mr. Comodantone, oggi vi do il benvenuto al mio nuovo video. Oggi siamo qui su Minecraft, visto che l'altro video delle mie costruzioni vi è piaciuto molto, ho deciso di riproporvelo, solo che stavolta non ci sono tanti mondi come quelli della volta scorsa, ne sarà solo uno. Allora, ecco qui il nuovo mondo, vedete qui c'è l'orto, barbabie, cane a zucchero, zucchero per la luce. Allora cominciamo, allora qui si sale su questa torre, in torre di osservazione diciamo, qui vi faccio vedere, allora qui abbiamo l'orto, qui abbiamo ancora l'orto, qui tutta questa bella costruzione, comunque questa è la nostra base diciamo, poi lì infatti si dirama la ferrovia per andare alle miniere. Quindi andiamo avanti, ok, avete visto più o meno, adesso vi faccio vedere tutto nel dettaglio, vabbè, da qui purtroppo non si vede neanche dove fa la più alta, ecco andiamo avanti, sentite già gli animali, allora qui siamo in magazzino, tutto scritto, se no non ci si capisce, allora usciamo un po' di qua, allora qua abbiamo le patate, il grano, ok, creeper, barbabietola da zucchero, zucche, angurie e gli alberi per fare il cacao. Qua abbiamo le mucche, no ragazzi non sono scappate ma credo che sia un bug o un glitch della versione PS3. Quindi qua abbiamo le carote, qua abbiamo i maiali, là abbiamo le pecore e poi là, e adesso usciamo, attenzione al mob. Ecco qui, qui abbiamo un laghetto dove si va a pescare, eccolo qui, opla, le due barche, e qui abbiamo una vecchia miniera che non la usiamo più, che non uso più, insomma, qua abbiamo degli alberi, qua abbiamo la bella costruzione, che vi farò vedere, comunque qui c'è, questo è solo per abbellimento, ragazzi, non serve a niente, qui c'è il ponticello che ci riporta a casa. E qua ci sono il porco picchio, i posetti, diciamo come devo è, i maiali, i suini, i porcellini, qui abbiamo la libreria con per fare gli incantesimi, qui invece abbiamo il portale del Nether che ogni tanto escono i più zombie. Qua, quella costruzione non serve a niente, è solo per l'abbellimento, comunque andiamo avanti, adesso vediamo se sto quante sono le porte, allora qui c'è il passaggio che ci conduce a questa diciamo stazione, qui ragazzi si può prendere il treno per andare alle miniere, adesso andiamo, via. Porco! Mancava anche il creeper, spero che non faccia danno, guarda. Comunque andiamo alle miniere, se vi state chiedendo perché il percorso si dirama sia di qua che di là, ecco perché vicino a casa non avevamo delle miniere grandi, mentre qui, cioè senza farle artificialmente, mentre qui ce l'abbiamo, andiamo giù, ecco qua, ecco qui. Qua si scende, ovviamente va adesso ragazzi, mi faccio vedere tutto, comunque qua si va giù, guardate, io e un mio amico quanto abbiamo scavato, soprattutto lui si diverte, mentre io, diciamo, mentre io sono che costruisce, lui si diverte a scavare questa miniera, poi vedrete l'altra ancora più grande, comunque sperando che adesso il creeper non faccia malanni, possiamo andare di là. Aspettate ragazzi, ok, qua tutti gli scalini. Ecco, sentite anche gli animali, ok, riprendiamo il treno, il percorso l'ho fatto anche così lungo per fare il trofeo di percorrere 500 metri con i carrelli da miniera, che si fa così, insomma, dovete fare un percorso in un'unica direzione con i binari, vanno bene in qualsiasi binario, basta che se arrivate alla stessa direzione, praticamente dovete partire da un capo della mappa e arrivare quasi all'altro, il creeper non so dove si è finito, adesso noi partiamo, guarda, anche qui,
andiamo dall'altro capo, adesso andiamo con la velocità, e qui è una cosa per l'abbellimento, insomma, la c'è un'altra miniera. E insomma, ragazzi, guarda, ecco qua, vediamo che stiamo già arrivando, non ci sono mostri, non c'è niente, là c'è un'altra, eccoci qua. La parte della cartina, ecco qui devo ancora comunque ragazzi finire per fare bene il passaggio qui alla miniera, comunque la miniera dovrebbe essere, se no eccola qui, passerò anche le scale, ecco qui, questa è una caverna veramente veramente enorme, guardate. Ma chi non si interessa? Porca miseria! E prosegue ancora lungo lungo. Quindi ragazzi, diciamo che adesso torniamo a casa, poi vi saluto, un video veloce rispetto all'altro, ma ditemi se questi video vi piacciono, se volete vedermi altri, sarò felice di farveli, nessun problema. Adesso andiamo a casa, dovrebbe essere ancora qui. Ok, adesso vi faccio vedere anche dalla torre, ma ragazzi non che si vede. Là c'è un blocco così che vola, dipendenza dei glitch della versione PS3 manca, non finiscono mai, ecco, sono anche le 4, come avete potuto sentire, se l'avete sentito, ecco qui, vedete il percorso e vi lascio tornare a casa. Qua è cresciuto un mega albero, quindi ragazzi, aia, possiamo andare tranquillamente a casa, dai. E allora, boh. Andiamo, ecco infatti 500 metri con il cartello, andiamo. Ci vediamo a casa, vi assicuro che vederlo di notte è molto bello, tutto illuminato. È stato veramente un grosso lavoro fare questo diciamo sentiero. Comunque, molto bello, il paesaggio molto bello, eccoci qui. Siamo a casa, il creeper non so se sia finito, neanche non mi interessa, sinceramente, e quindi orchi, se volete, qua dove si dorme, la torre di sorveglianza, tutto l'acqua alle mucche, le carote, come abbiamo visto prima, qui ragazzi c'è, si potrà costruire, vedrò cosa fare, quindi in questa bella vista vi dico che anche per questo video diciamo che è tutto, anche perché se no ci dilunghiamo per niente, non ha senso. E anche per questo video è tutto, da MrComa91, alla prossima!